E ragazzi, adesso andiamo con le corse. Partiamo da Venezia. Ho sentito che siete veloci, ma lo sono anch'io. Che ne dite di affrontarci in una breve gara? Sono 6 corse e questa è corsa veneziana. Abbiamo 3 minuti. Certo che andare a correre nell'aria vietata è fantastico. Ok, dai, la vedo abbastanza affrontabile. Dopo aver fatto i pestaggi, ragazzi, come detto, andiamo con... andiamo con le corse e non trovavo il checkpoint. Vabbè, però ci siamo abbastanza larghi, poi c'è da vedere dopo. Riportatelo qui! Diavolo, è troppo stretto! Dov'è? Là, prendetelo! Merda. Ecco. Siamo a metà tempo, ne mancano 10. Quindi volendo siamo anche ben al passo. Però, ripeto, c'è da vedere. Allora, la prossima dov'è? Non la vedo, mo la vedo. Ne mancano 8. Ok. È individuarlo il problema, poi raggiungerlo qualunque cosa. Non è difficile. Non so cosa ho fatto, però... boh, ha funzionato. Dai, manca 1-10 secondi. E dai! Sono saltato letteralmente in testa al mercenario. Comunque ha funzionato. Corsa veneziana, andiamo. Allora vado a rimuovere il manifesto un secondo, perché giustamente... Allora, adesso ci spostiamo. Ci spostiamo dalle altre parti. Via di qui! Fatemi indietro, cane! Dio del cielo! Finirà qui. Andiamo a Firenze. Andiamo alla corsa di Firenze, che si trova qua. Intanto un'altra rendita che entra nelle nostre tasche ormai. Abbiamo fatto i big money. Vi prego. Certo, ora non so se ve l'ho detto precedentemente quando si giocava, però man mano che va avanti con la storia, Firenze ha una colorazione diversa. Guardatela qui. Migliora la grafica. Ma ho sentito che saresti tu il migliore. Allora prova. Proviamo. Non ti buggare magari. Gara a Firenze. Andiamo con gara a Firenze.
Un minuto e mezzo per 14 checkpoint. Questa... questa è abbastanza tosta, ragazzi, eh. Che siamo oltre metà. Metà tempo adesso. Siamo in linea con i nostri obiettivi, come diceva qualcuno. Non faccio il nome di Stefano Pioli. E dai, da questa dai, 100 fiorini, cioè è veramente stata orribile, cioè bruttissima sta corsa, sempliciotta proprio. Ce ne dovrebbe essere un'altra, no? Sì, qua a Santa Croce. Non sull'Arno, però. Chi è toscano ha capito quello che ho appena detto. Chi è toscano come me parla la mia stessa lingua. Sì, è vicino alla chiesa di Santa Croce, è anche vicino all'Arno, ma non puoi unire le due cose, magari non fare cose poco nobili, grazie. Forse questo grunting tennistico di Ezio mi fa morire. È vero che io probabilmente manco riuscirei a arrampicarmi su un muretto, perché io... la mia attività fisica è pari a 0 meno N, però è divertente. Dell'ultimo carico del mercante Fidelio. Molti infatti ne hanno ricavato meno bronzo. E qua si perse la vita. Dunque il una parte di vita. Praticamente è più quello che ci mettiamo a raggiungere destinazioni che altro. Questo si era capito. C'è un corriere che però io facendo così perdo. Non so perché mi si è arrampicato qua sopra. Comunque è lui il tizio. Sono il più veloce del distretto, ma dicono che anche tu sei bravo. Allora provalo. Di corsa a San Marco, giusto? San Marco però quartiere di Firenze. Poi dovrebbero esserci due corse a Forlì e una corsa a San Gimignano, se non vado errato. Dobbiamo valutare, dobbiamo vedere, ragazzi. Finché non ho le cose sotto mano non posso saperlo. Comunque, basta, ma che... 32 checkpoint. Minchia, raga. Da morirci sta corsa qua. Cioè, se la fallisco sono cazzi amarissimi. È vero che comunque non sono tanto distanti l'un l'altro, eh. I bifolchi non sono ammessi quassù. Sta canzone qua mi fa venire i brividi ogni volta che l'ascolto. Cioè, proprio dalla prima volta che l'ho sentita mi ha fatto venire i brividi. Venice Rooftops di Jasper Kidd, cioè, fantastica. Se non scendi là, più veloce, più veloce, là! Vai, rincorrimi sul tetto, rincorrimi. Rincorrimi, stronzo. Tanto non mi chiappi. Ok, dovremmo dopo questo essere a metà. Esatto, non siamo neanche a metà tempo, quindi
siamo in vantaggio rispetto alla tabella di marcia. Metà adesso, perfetto. E siamo in vantaggio di 2. L'altro, vabbè, easy, per terra. Ne manca 9. Mossa la festa di San Giovanni quest'anno. 8. 7. 6. 5. Quattro. Dai, ci siamo, San Lorenzo. 3. Anzi, ho calcolato male, ne manca uno adesso. E dai, 1500 fiorini, corsa San Marco. 3 su 6 andate. Adesso c'è da trovare una stazione di posta per poter spostarci a San Gimignano. Avevo parecchia paura quando ho visto 32 checkpoint, poi invece ce la siamo giocata, direi anche abbastanza bene. Non sarà pericoloso. La signoria ha indetto un concorso per erigere una nuova sala del... Di sto cazzo. Allora, spostiamoci verso San Gimignano. Porta sud. Sempre Fidelis. Dove sono le corse? Sapevo dove entrare dall'altra parte. Sapevo. Non indovino mai l'ingresso, ragazzi. Mai una volta. Ti prego, amico, va. Giustizio. Saranno costose, ma queste meraviglie. Mai una volta che io vado dalla parte giusta, ragazzi. Ormai ce l'ho proprio come difetto. Non dovrei farlo gratis. Adesso metto un cartello. Sbaglio entrata. 10 euro. Che poi detta così, cioè, suona malissimo, sbaglio entrata 10 euro. Ognuno potrebbe giustamente fraintendere. E per fortuna San Gimignano, ragazzi, è piccola nel gioco. Vabbè, non è grandissima nella realtà, però è assai più grande di com'è nel gioco. Cioè, in realtà, fino a Parigi, che è in scala 1-1, per me è un grande errore perché è veramente troppo grossa. Le città erano molto ridotte, cioè guardate Roma, cioè praticamente è grande quanto San Gimignano Vera. Comunque, questo dovrebbe essere in cima a sta torre, giusto? Yes. Nella corsa posso battere qualsiasi uomo. Dicono che siete una vera sfida per me. Vediamo. Corsa San Gimignano, più easy di così, non lo so come potevano chiamarla. 18 checkpoint per 2 minuti. Questa è tosta. Speriamo di riuscirci, ragazzi. E più che altro sono belli distanti. Molto distanti. Distantissimi. Sì, chiaro? E stai facella? Non ci sfugga il dove? Maledizione! Già m'ha perso. Allora, giù, visto laggiù. Dobbiamo arrivare a 9 entro la scadenza del minuto. Ok, dovremmo arrivarci, sì. 14 secondi di vantaggio. Perfetto. Meriti, i bifolchi non sono ammessi quassù. È qui! Che poi entro in conflitto, ma tipo ci esco subito perché... Tu madre! Vabbè, ha funzionato. Ma perché c'è una freccia conficcata
Non ha senso. Ora! E ho capito che mi viene a cercare, però io sì. Devo passare. Fantastico. Un altro pazzo. Un altro pazzo, fa morire. Sedici, 17 e liscio come l'olio, raga. Mille fiorini ci hanno portato alla porta. E allora noi andiamo direttamente in Romagna e Forlì per le ultime due corse, che sono 6, non 5. Crocevia per Bologna, sono stati avvistati dei banditi. Benvenuti a Forlì. Allora, una corsa, lo sapevo, ragazzi. Che palle. Che palle. Ok, io vorrei tanto sperare che, sbloccata quella, poi possa fare anche quell'altra. Perché? Perché è stronzo, ragazzi. Perché è stronzo? Perché noi evidentemente, a dire la verità, Forlì non l'abbiamo sbloccata. Cioè, è accessibile, ma noi le missioni a Forlì non le abbiamo ancora fatte, quindi è probabile che noi sblocchiamo la corsa dalla prossima sequenza, il che avrebbe anche senso. Io solo dovrei fare il video praticamente in due parti. Ovviamente il video sarà uno, però dovrò registrarlo in due momenti diversi e non fare tutta una tirata come adesso. Altro lavoro per me, grandissimo. Se invece tu fossi un minimo benevolente verso di me, mi faresti fare tutto adesso e fine. Via! Dannazione! Via! Via! Presto, fuggiamo! Ok. È la prima. Questo è il mio territorio. Posso battere chiunque qui, ma un uccellino mi ha detto che tu sei un vero duro. Vuoi dimostrarlo? Dovrebbe essere al galoppo questa. Giusto? No, gara romagnola, ok. 30 checkpoint, 4 minuti e 20. Che bel numerino. Anyways, non penso sia consentito prendere il cavallo, esatto, anche perché entri dentro la città, quindi buona. No, state indietro, basta! E ne approfitto anche per fare questo. Soldi in più che entrano. Mi piace portare giochi vintage, certo. E la cosa mi piace un casino. Gioco e giochi nuovi, ogni tanto sì, ce li ho però. Quelli vintage, ragazzi, sono veramente giochi eterni che non moriranno mai. Tuffati in acqua, bravissimo. Qua è parecchio stronzo, Qua... questa gara la vedo stronzissima. Romperete qualcosa? Siamo un terzo. E non vorrei dirlo, ma siamo, credo, in ritardo coi tempi. Brutta merda, bastarda. Brutta merda. No, Ezio, no, 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 ste cose le odio. Quanto tempo ci ho perso. Ok, c'è da accelerare le operazioni. Meno male non sono morto. Merda, la vedo brutta. La vedo dura, 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 dura. Brutta, dura. Grigia e bastarda. Siamo a metà tempo. Oddio, beh, forse. Se non me li mette tipo super distanziati a un'era geologica l'uno dall'altro, potremmo anche farcela. Ne mancano 10 in 2 minuti.
Minchia, ma quante medicine sto sprecando? C'ho 4 medicine ancora. Devo fare il pieno. Ve l'ho detto che erano troppo lontano dall'altra. Dobbiamo cogliere 6 ancora. Ok, ce la dovremmo fare. Grazie per averle messe vicine. 28. 29. 30. 2500 fiorini, andiamo. Questa è stata sudata e non poco. Questa è stata sudata parecchio, ragazzi. Ultima corsa. Oh, che bello, grazie. Almeno le finiamo tutte e non ci dobbiamo più pensare. Prossimo passo saranno i contratti di assassinio a Venezia. Vi prego, lasciatemi stare. Andiamo. Questa merda. Merdaccia. Non voglio morire. Vai, vai! Laggiù! Avanti! Ma non ho fatto nulla! E dai, Ezio! Dovresti abbatterli tutti, invece no. E eccoci qui. Ammettilo che sei rimasta a bocca aperta. Che velocità, eh? Potrei fare di meglio. Chiunque potrebbe. Questa dovrebbe essere al galoppo, l'ultima corsa in assoluto. Sto cercando la nave per Venezia. Ci siete quasi, amico. Avete fretta? Forse no. Potete aiutarci a risolvere una disputa? Scommetto che il primo venuto è in grado di cavalcare più veloce del mio amico. Immagino parliate di me. E se avete ragione. Ho acceso il ventilatore. Che cosa vinco? Magari una cavalcata gratuita. No, messa così proprio. Al galoppo, datemi il cavallo però. Eccolo. Pronto lì. E andiamo. 2 minuti per 27 checkpoint. Sì, vabbè, dai. A cavallo è tutta un'altra cosa. Ah, c'è anche gli ostacoli. Guardate che carino. Ok, spoiler, c'è da fare il giro delle mura. Easy peasy. Ma bestemmiato. Io ho sentito questo, eh. Replay, signore. Oddio. Siamo a metà tempo e siamo largamente in vantaggio. Ragazzi, perfetta.
le gambe. Non potevano sopportare la sconfitta. Ben fatto, messer... Chiamami Ezio. Ah. Mi resta un po' di tempo per quella cavalcata. Così, in pubblico, atto scenico pubblico. Ma sì, ma sì. Vai, Amelia. Scotennalo, Ezio. Davanti a tutti. Sesso in pubblico, ma sì, corse completate, andiamo. E allora adesso la prossima cosa da fare saranno i contratti di assassino a Venezia, perché... Vai, vai! Da che mondo è mondo va fatto così.